36 anni fa il maestro Antonio Baglivo diede vita a Dado 2 a Salerno, una galleria d'arte, realtà viva ed alternativa della cultura cittadina, un laboratorio a disposizione di chi a volte non trovava spazi, voce per lavorare, per dare corpo alle idee e ai progetti. Fu quel luogo ad ispirare il maestro Antonio Baglivo, l'idea nel 1988, la prima mostra nel 1991, ad invitare artisti di tutto il mondo ad esprimersi realizzando un'opera d'arte con un cubo di 7 cm. In 36 anni, circa 230 i dadi realizzati, parte di queste opere viene esposta al Civico 23. No, questa è una collezione privata, queste sono cose di mia proprietà che non vendo, mai esce proprio fuori dal mio pensiero. Tutti degni di essere ricordati, gli artisti che hanno fatto un dado, qualcuno in particolare fra i più conosciuti? Cioè, più conosciuti sicuramente c'è Bruno Munari, che è stato un maestro un poco per tutti quelli che come me si sono affacciati sulla scena dell'arte, quindi l'hanno conosciuto indirettamente che indirettamente, e su di lui hanno costruito teorie e lavori di tutti i tipi. Poi c'è Lamberto Pignotti, c'è Ernesto Treccani, c'è Tommaso Bigga, Mirella Bendivoglio, sono artisti di grande levatura, insomma. Conosciuti. Infine, insomma, le 6 facce del dado, lei quante ne ha scoperte invece di facce? Molte, pure perché sono 4-50 anni adesso di attività e ho festeggiato facendo una mostra al Palazzo Fruscione, una personale, quindi in 50 anni si conoscono tante persone, tanta gente, tutta gente bella, tutte persone importanti che ricordo, e mi auguro, come sempre dico, che questo sia un segno tangibile della stima e dell'amicizia che tutte queste persone mi hanno avuto.